Gli ho detto quanto guadagno, ho detto che però me lo sono ridotta abbastanza l'indennità e che poi i viaggi che faccio, vedi l'ultimo a Boston, me li pago tutti di tasca mia, come fanno tutti gli assessori, come fa l'addetto stampa, insomma una grande spending review da parte di tutta l'amministrazione comunale. Oggi lei con una battuta ha detto che ci sono tutte le forze dell'ordine, vedete la piazza è presidata, piantiamo gli alberi, servirà qualcosa di più strutturato però? Allora, la cosa di più strutturato in Piazza del Popolo ovviamente la stiamo facendo attraverso un progetto che abbiamo già preparato, è già pronto, cerchiamo solo di reperire due risorse, ma forse le abbiamo già reperite, per mettere delle strutture sportive qui, sportive per i ragazzi, per gli adulti e anche per gli anziani. Dopodiché stiamo facendo un grande lavoro in sinergia con i comitati Piazza del Popolo e il futuro comitato che spero si costituisca di Piazza delle Nazioni e cerchiamo di lavorare insieme come? Ma organizzando ogni mese un evento come questo, la scorsa mese c'è stata la castagnata, oggi la festa dell'albero, dopodiché ci sarà il mercatino di Natale, poi ci sarà la Befana, stiamo ridendo perché è pieno di bimbi che vogliono farsi vedere. E cuccioli possiamo farli vedere, no? Sono più minori, possiamo. Sì, vabbè, li facciamo. Però è una grande festa per loro. E deve essere sempre così Piazza del Popolo, come è stata la domenica della castagnata, com'è oggi. E io ci credo veramente, perché loro adesso hanno capito il messaggio. In questa piazza ci possono venire con i loro genitori a giocare. Fra poco veramente ci saranno altri giochi qua, un canestro per i bambini, speriamo un campo di bocce per i più anziani. La stiamo cercando di restituire ai cittadini, è stata riqualificata la piazza, a questo punto vogliamo restituire realmente ai cittadini. Oggi c'erano tutte le forze dell'ordine, proprio la dimostrazione che siamo tutti attenti e stiamo lavorando tutti insieme, che ci hanno abbracciato e sostenuto in questo progetto di riqualificazione botanica del nostro verde cittadino. Non è un evento a spot, è un qualcosa che andrà avanti, come ho detto prima, anche di istruzione, perché grazie a loro abbiamo realizzato dei cartellini che spiegano anche che tipo di essenze sono quelle piantate e grazie anche all'associazione Guardami negli occhi dei genitori di bambini autistici abbiamo avuto la spiegazione in lingua italiana e in lingua inglese, fatta proprio dai bambini o dai ragazzini autistici. Questo dimostra che insieme si può fare molto. È un po' il senso civico che viene fuori e la voglia di aiutare e aiutarci tutti insieme.